Ciao a tutti i bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi una recensione dell'ultima trilogia fantasy che ho letto, ovvero la trilogia dei sogni di Kerstin Gier. Kerstin Gier, che è la stessa autrice della trilogia delle gemme, ed è proprio questo che mi ha spinto a leggere questa trilogia. Non tanto per la trama, della trama sapevo praticamente poco e niente quando ho comprato i libri, ma appunto per l'autrice, perché la trilogia delle gemme alla fine mi è piaciuta come trilogia ed ero curiosa di leggere altro dell'autrice. Si tratta appunto di una trilogia, tre libri, tutti e tre editi dalla Corbaccio. I primi due, ovvero Silver, il libro dei sogni, e Silver, la porta di Liv, costano 9,90, mentre l'ultimo libro, Silver, l'ultimo segreto, costa 16,40 perché comunque è uscito nel mese di novembre 2015. Ovviamente non vi farò spoiler, vi parlerò più o meno della trama del primo libro e poi del secondo e del terzo, solo di quello che penso e di come più o meno si è evoluta la struttura del libro in generale, senza farvi spoiler. Iniziamo quindi dal primo libro, Silver, il libro dei sogni. È un libro appunto edito dalla Corbaccio, 9,90 e 320 pagine circa. Incontriamo subito la nostra protagonista, Liv, che non so perché abbiano messo in copertina questa ragazza con i capelli scuri, quando Liv viene presentata subito con una ragazza molto pallida, insomma dalla pelle chiara e dai capelli biondi, ma va bene. Non ho idea del perché queste copertine di Kerstin Gier abbiano sempre queste ragazze che sono girate con dei vestiti meravigliosi verso qualcosa. Va bene. Comunque, appunto, incontriamo Liv, Silver, la nostra protagonista, insieme alla madre e alla sorella e a una bambinaia, Lottie. Praticamente Liv e la sua famiglia si sono trasferite da poco a Londra. Fin dall'inizio sappiamo che hanno sempre girato il mondo perché comunque la madre di Liv e Mia è un'insegnante, quindi ha avuto lavori in tutto il mondo, in Sudafrica, in Indonesia, in America, in Europa. E adesso finalmente però si stanno per trasferire a Londra definitivamente, e questa è una cosa che ovviamente piace da impazzire sia a Liv che a Mia. E anche a Lottie ovviamente. Lottie invece è appunto una bambinaia ormai cresciuta, così come sono cresciute loro, perché Mia ha 13 anni, Liv 15, quasi 16, infatti avremo comunque il suo compleanno in uno di questi libri. E Lottie, che appunto viene dalla Germania ma lavora da sempre con la famiglia Silver. Quando arrivano a Londra, però, Liv e Mia hanno una sorpresa, nel senso che non andranno a vivere semplicemente loro due insieme alla madre e alla bambinaia, ma la madre ha conosciuto un uomo, si è fidanzata con quest'uomo e quindi andranno a vivere nella casa di Ernest, appunto il fidanzato della madre, insieme alla famiglia di Ernest, ovvero i due figli che sono Grayson e Florence, due gemelli, maschio e femmina, il gatto che diciamo preoccupa inizialmente Liv e Mia perché loro in realtà hanno un cane e quindi diciamo c'è preoccupazione non solo per gatto e cane, ma soprattutto perché loro volevano una casa tutta loro, volevano vivere una vita normale e invece si trovano catapultate in una nuova famiglia e non se l'aspettavano proprio. Quindi fin dal principio conosciamo questa famiglia allargata. La madre di Liv è molto molto simpatica, molto sulle nuvole il più delle volte, è molto adolescenziale in alcuni discorsi che fa. Il fidanzato della madre, Ernest, è un uomo abbastanza neutro, non mi ha dato assolutamente nulla durante tutti questi tre libri, ma soprattutto conosciamo Grayson e Florence, che sono appunto i gemelli figli di Ernest e quindi ora fratellastro e sorellastra di Liv e Mia, che mi sono, diciamo, piaciuti perché mi è piaciuta la loro caratterizzazione, e quindi troviamo anche Lottie, il cane e il gatto in questa casa gigantesca, in questa famiglia allargata. L'evento che ovviamente caratterizza il primo libro, ma comunque tutti i libri, sono i sogni. Ovvero Liv da qualche tempo sta facendo dei sogni molto strani e soprattutto si trova in questo grande corridoio dove ci sono tantissime porte e si è resa conto che entrando in tutte queste porte entra nei sogni altrui. Un sogno particolare che Liv fa, che diciamo è all'inizio del libro e da lì parte il tutto, Liv si trova praticamente nel sogno di Grayson, il suo fratellastro, e lo insegue in questo cimitero dove lui e altri tre amici, che sono i quattro moschettieri della scuola, i ragazzi più belli, eccetera, vanno a fare una sorta di rito demoniaco e strano agli occhi di Liv, ovviamente, che la fa subito insospettire e capire che sta vivendo dei sogni alquanto strani, anche perché in quel sogno lei dice delle cose, accadono delle cose, e il giorno dopo a scuola sembra che anche i ragazzi stessi si ricordano delle cose che lei ha detto, delle cose che sono accadute. Quindi è come se davvero tutti e qua, tutti e cinque,
fossero davvero lì insieme nel sogno. Quindi capiamo che in realtà i sogni che vive Liv sono davvero dei sogni dove lei è in parte cosciente. Basta avere semplicemente l'oggetto di qualcuno addosso. Ad esempio, quella notte Liv aveva la felpa del fratello Sto Grayson perché si era bagnata a cena e quindi aveva dormito con quella. E appunto, grazie a quella felpa, lei era riuscita ad entrare nel sogno di Grayson e a vivere quell'avventura insieme ai suoi amici. Quindi è proprio questo il mondo che si viene a creare. Abbiamo un grande, grande corridoio, tantissimi corridoi dove ci sono tutte le porte. E questa è una cosa che mi è piaciuta da morire perché, appunto, ogni porta rappresenta il sogno di una determinata persona. Ogni porta ha delle caratteristiche particolari, ad esempio c'è quella di Liv che è verde con le lucertole come maniglie, c'è quella di Grayson che è azzurra e fuori c'è la stessa statua che c'era di fuori della casa, che fa come da guardiano. Ogni porta ovviamente ha delle misure di sicurezza perché non tutti vi possono entrare, e misure di sicurezza comunque porte in base alla persona, a come la personalità, la caratterizzazione di una determinata persona, e però per entrare più facilmente nella porta di qualcun altro basta avere qualcosa di quella determinata persona, appunto ad esempio la felpa di Grayson. Da qui inizia il vero e proprio mistero, perché appunto questo rito demoniaco lo si trova praticamente in tutto il libro, e Silver, Liv, sarà praticamente coinvolta in tutto questo. Cosa abbastanza strana del demone e dei sogni con Grayson e gli altri tre ragazzi, ovvero Henry, Jason e Arthur, che diciamo hanno delle relazioni diverse in base a come si comporta Liv con loro, e insomma ci sono dei rapporti di amicizia e altro diversi ovviamente nel libro. Quindi la base della trama è questa: abbiamo questi sogni molto strani e Liv che decide di aiutare questi ragazzi con questo rito demoniaco che è alquanto creepy come cosa. Infatti non mi aspettavo che ci fosse un tema comunque così forte, perché alla fine si arriva a parlare anche di una setta demoniaca. E comunque è un argomento che a me non piace, non mi piace parlare di queste cose, però non me l'aspettavo, quindi comunque è stato un effetto sorpresa. Non pensavo si toccasse un argomento che alla fine è forte come i demoni, i riti, le sette e cose del genere. Non vi voglio dire altro perché comunque è tutto intorno a questo rito, a questo libro dei sogni, a questo grande mistero che ruota appunto il primo libro. Questo mistero in parte sarà risolto alla fine del libro, quando c'è un cliffhanger assurdo e un effetto sorpresa assurdo, davvero assurdo, perché il tutto è legato anche a un'altra persona di cui non vi parlo perché si scopre tutto alla fine. E quindi nessuno si sarebbe aspettato che il mistero sarebbe legato a quella persona, e come davvero è finito il libro è un wow incredibile, come alla fine lo è stato anche per la trilogia delle gemme. Ecco, una delle caratteristiche comuni di questa trilogia dei sogni e di quella delle gemme è che appunto tutti i libri finiscono con un oh mio Dio, devo andare avanti, un cliffhanger assurdo, almeno il primo e il secondo, perché ovviamente il terzo chiude tutto. Per quanto riguarda i personaggi in questo libro, mi è piaciuta molto Liv, perché comunque è una protagonista che mi piace di più di Gwendoline nella trilogia delle gemme, perché è molto più forte, più determinata e coraggiosa, soprattutto nell'andare ad affrontare comunque un qualcosa legato ad un demone. Mi è piaciuta molto la sorellina Mia perché ci sono tantissimi riferimenti in tutti e tre i libri a Sherlock Holmes, perché lei si sente molto investigatrice e la adoro. Adoro Lottie e il fatto che comunque sia come una seconda mamma che si prende cura di Liv e Mia ed è qualcosa di dolcissimo. Mi è piaciuto da morire anche il rapporto che Liv ha con Grayson, il fratellastro. Temevo che vi fosse una storia d'amore fra di loro, ma grazie a Dio non è successo perché sarebbe stato un cliché incredibile. Invece c'è una storia più di amicizia con un altro personaggio che mi è piaciuta davvero tanto e adoro quel personaggio in particolare. Mi è davvero, davvero piaciuto questo tipo di storia che si viene a creare pian piano nei libri. Un'altra caratteristica di cui non vi ho parlato è che in questi tre libri, in questa trilogia, c'è Secrecy, ovvero questa sorta di gossip girl della scuola che tramite un blog scrive tutti quelli che sono i segreti, tutti quanti della scuola, quindi tutti sanno tutto di tutti ed è terribile, è appunto una specie di gossip girl, solo che scrive il blog e l'email, non ho ben capito comunque dove scrive, ma ogni tot pagine troviamo appunto l'aggiornamento di Secrecy e tutto quello che scrive, spesso ovviamente riguardano anche Liv e quindi c'è questo altro mistero che viene appunto risolto solo alla fine del terzo libro. Secondo libro è appunto Silver, la porta di Liv. Questo, nonostante la copertina sia quella che mi piaccia di meno perché è davvero boh, non capisco il senso di questa copertina, è il libro però che mi è piaciuto di più di tutti e tre. Davvero l'ho letto, mi sa, in una giornata perché le pagine scorrevano senza che me ne accorgessi. Ero a pagina 50 e il momento dopo ero a pagina 100
Perché è davvero davvero bello. Ci sono sempre 320 pagine, ma davvero si leggono in un attimo perché comunque uno stile di scrittura molto fluido e scorrevole, come lo è stato anche appunto per la trilogia delle gemme. È davvero una scrittura molto semplice, appunto scorrevano da morire. Soprattutto questo secondo libro mi è piaciuto, non solo perché crescono gli stessi personaggi, i rapporti che ci sono fra i vari personaggi cambiano. C'è un evento a metà libro circa che non mi sarei mai aspettata, una rottura, diciamo, che non mi sarei mai aspettata, ma soprattutto mi è piaciuto come in questo libro i misteri cominciano a essere sempre più grandi, cominci a chiederti ma perché sta succedendo questo, perché sì così, perché colì, e quindi tanti tanti misteri che uno, anche quello stesso di Secrecy, che uno vuole risolvere ma non riesce a risolvere perché anche questo libro finisce con un cliffhanger assurdo, però appunto mi è piaciuto tantissimo per tutti i misteri che ci sono intorno, per come è scritto, per i personaggi, si aggiungono anche altri personaggi. E comunque sono più presenti quelli anche del primo libro. Ad esempio, abbiamo la nonna di Grayson e Florence, che è una persona alquanto insopportabile, praticamente la signorina Rottermeier è anche più simpatica di lei. Florence, la stessa sorellastra, diventa sempre più antipatica perché comunque lei non ha mai visto di buon occhio questa integrazione della famiglia dei Silver nella sua. Davvero sempre, sempre più antipatica e odiosa, così come c'è la presenza di Emily, che invece è la ragazza di Grayson, il fratellastro, anche lei molto odiosa, molto altezzosa, quindi c'è questo gruppetto che continui sempre ad odiare durante tutti e tre i libri alla fine, ma qui in particolare è molto molto accentuato. E mi è piaciuto come comunque non si dia spazio solo a Liv o al suo ragazzo o a Grayson o ai sogni, ma anche altre queste vicende comunque del liceo, della scuola, di Secrecy, mi è piaciuto. Diciamo, l'unica cosa che non mi è piaciuta molto è che spesso in tutti e tre i libri si parla della verginità e di come questa sia un evento incredibile, cioè è importantissimo, ma ok che è un evento molto importante perdere la verginità e tutto ciò che riguarda il sesso alla fine, però davvero viene saltato in una maniera troppo, 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 troppo eccessiva. E quindi questa è una cosa che non mi è piaciuta, però diciamo che è quella fascia di età, 14-15 anni, dove penso non si pensi ad altro, almeno per come viene presentato, e quindi in parte giustificato, in parte no, perché è davvero troppo eccessivo riferimento a tutto questo. Dopo il cliffhanger, quindi anche del secondo libro, e anche in questo caso non mi sarei aspettata mai questo cambio di situazione incredibile, effetto sorpresa anche alla fine di questo secondo libro, che ripeto è il mio preferito, c'è il terzo libro, Silver, l'ultimo segreto, che nonostante in questo caso presenti la copertina che mi piace di più perché finalmente vediamo più o meno la porta di Liv, perché comunque non è ben fatta come è ben descritta poi nel libro. Questo è il libro che mi è piaciuto di meno perché sono 360 pagine che sembravano, al contrario dei primi due e soprattutto del secondo, non scorrere assolutamente. Cioè, pensavo davvero di abbandonare addirittura la storia perché è davvero molto lento. Ci sono molti eventi, molti ricordi di Liv che sono praticamente inutili, sembrano aggiunti proprio per allungare le pagine. E questa è una cosa che io non sopporto veramente. Cioè, non me ne frega niente di quello che a Liv è successo quel determinato giorno, se poi alla fine della trama non mi interessa, e quindi questo non mi è assolutamente piaciuto. Mi è piaciuto come comunque Liv sia cresciuta e come si comporti meglio in questo libro, comunque capisca il meccanismo dei sogni, si capisca meglio il tutto. E quella è una cosa che mi è piaciuta molto, appunto, il corridoio con tutte quelle porte, il fatto che si capisca sempre di più come funziona, come ci si deve comportare all'interno. Però appunto molto molto lento, non accade praticamente quasi nulla. E come al solito, come è accaduto anche nella trilogia delle gemme, tutti questi grandi misteri che alla fine ti hanno affascinato per i primi due libri vengono risolti in tre pagine alla fine. E tu dici: ma tutto sto casino, e poi era così semplice. È brutto. È accaduto anche nella trilogia delle gemme, ed è una caratteristica di questa autrice che non mi piace assolutamente perché non puoi farmi avere l'ansia per due libri e mezzo e poi alla fine risolvere tutto in tre pagine così. Beh, ok, abbiamo risolto, è finito tutto, ciao, arrivederci. Non mi è piaciuto proprio e l'ho notato appunto che è comunque una caratteristica dell'autrice perché accade sia in questa trilogia dei sogni sia in quella delle gemme. La cosa che mi è piaciuta è che viene svelata l'identità di Secrecy e diciamo che avevo indovinato solo in parte, mentre mi ha sorpreso come appunto Secrecy sia stata creata, chi sono in realtà, eccetera, eccetera, è carino. Così come mi è piaciuto l'effetto finale, perché comunque è un lieto fine, molto carino, ma appunto questo fatto di andare a risolvere tutto quel mistero meraviglioso legato ai sogni e legato al demone fra virgolette, e a tutto quanto, il fatto che appunto si risolva in così poco.
Mi fa arrabbiare perché poteva essere ben sviluppato e poteva essere una trama molto più bella rispetto a com'è, diciamo così. Quindi, nonostante tutto, nonostante questo piccolo particolare del fatto che il mistero, come al solito, viene risolto in 3 pagine, è una trilogia che mi è piaciuta tanto, forse anche un pochino di più della trilogia delle gemme, perché mi piace di più il personaggio principale, Liv, mi piacciono i rapporti che ha con vari personaggi, perché nella trilogia delle gemme c'erano semplicemente Gwendoline e Gideon, e tutto il resto erano i cattivi o comunque personaggi non tanto importanti. Invece mi piace che ci sia anche la sorellina di Liv, Mia, mi piace Lottie, mi piace Grayson, il fratellastro, e il rapporto che lui stesso ha con Liv. Liv è il rapporto che ha con Harry e con Jason e con Arthur e quell'altro personaggio legato al demone. Mi è piaciuto molto questo, il fatto che comunque non ruoti tutto intorno a Liv. Molti più misteri rispetto alla trilogia delle gemme, perché comunque ci sono vari misteri che poi sono collegati sempre allo stesso dei sogni, eccetera, eccetera, ma è davvero molto carino, sebbene appunto il tutto venga risolto in maniera semplice e banale, diciamo. Comunque è una bella trilogia. Penso che se l'avessi letta quando ero un po' più piccola mi sarebbe piaciuta molto molto di più, ma credo non esistesse perché comunque l'ultimo libro è uscito nel 2015, quindi è una trilogia che, diciamo, nel complesso su Goodreads, se l'avessi come al solito, le darei 3,5 stelline, perché comunque è molto bella come trama, è molto originale, il fatto dei sogni, le porte, il corridoio è molto molto bello, quello mi è piaciuto davvero tanto, ma poi come al solito tutto risolto in poco tempo e quindi. Spero che la recensione vi sia piaciuta, se avete letto anche voi questa trilogia di sogni e la pensate più o meno come me sul fatto di come è finito il tutto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se vi va mettete mi piace al video, giù ci sono tutti i miei social network vari ed eventuali, fra cui la pagina Facebook del canale YouTube, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!